6.025 le persone attualmente positive al 16 febbraio in provincia di Vicenza. Per trovare una cifra simile bisogna tornare al 1 novembre 2020, il picco di 17.809 lo scorso 24 dicembre. La lunga seconda ondata della crisi provocata dal virus sembra sulla via del superamento, permane una sacca di contagi e ricoveri. La fase attuale proprio per questo è particolarmente delicata, un punto nevralgico per portarci fuori dall'emergenza e per farci ripiombare velocemente dentro a causa delle ormai note varianti sempre più diffuse in Italia. A conferma negli ultimi giorni la contrazione dei numeri dell'epidemia in Veneto e Vicentino sembra dare qualche cenno di arresto. Non riusciamo al momento a ritornare ai numeri irrisori di giugno e luglio, ma ecco nel dettaglio la situazione in provincia. Contagi, detto degli attualmente positivi, complessivamente in provincia dall'inizio dell'epidemia 52.701. Da almeno 15 giorni i nuovi casi che giornalmente vengono individuati oscillano tra i 100 e i 140. Situazione ricoveri: al 16 febbraio negli ospedali iberici sono ricoverate 177 persone positive, 86 nell'ULSS pedemontana, 91 ULSS iberica. Siamo a circa un terzo dei pazienti presenti il giorno del picco, 10 dicembre scorso. In terapia intensiva ci sono 12 vicentini. I decessi sono 1.729 legati al Covid. Nell'ultima settimana nel Vicentino il numero dei decessi è oscillato tra 1 e 3. I guariti nella provincia iberica dall'inizio dell'epidemia nel febbraio sono 45.286 le persone guarite, 288.550 in tutto il Veneto. Situazione regione: 702 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 72 morti. 322.522 il totale dei contagiati, il totale delle vittime in Veneto 9.551.